Amici, benvenuti al nostro settimanale appuntamento. Ora, iniziamo con un paio di notizie così, tanto un po' per sorridere. Innanzitutto un respiro di sollievo. Il paventato sciopero dei calciatori non avverrà. Quindi sabato, domenica prossima, il campionato si svolgerà regolarmente. Io penso che molti di voi erano in apprensione per questo sciopero, ma non tanto perché non ci sarebbero state le partite, quanto per così condividere anche lo stato di sofferenza di questi calciatori costretti a scioperare, costretti a protestare. Ecco, non so se era prevista anche qualche manifestazione in qualche pubblica piazza. Ecco. Veramente una situazione gravissima, ecco, non, da come ho capito, non avevano possibilità di finire il mese, ecco, gli stipendi ricevuti erano insufficienti, volevano delle norme ancora più favorevoli. Ecco, capite anche voi che sto scherzando, ecco, quando delle categorie come quelle utilizzano delle parole che hanno un valore storico, un significato sociale, come lo sciopero per protestare contro qualcosa, non so a voi, ma beh, quando si pensa ai nostri lavoratori, a quando si sciopera perché è morto qualcuno sul lavoro, si sciopera per il rinnovo di un contratto, si sciopera contro dei licenziamenti, allora sì che si può usare questa parola, perché sono parole importanti, non sono parole. Io spesso a scuola con i ragazzi dico calma a usare il termine sciopero degli studenti. C'è un'astensione collettiva, non venite a scuola, non usate la parola sciopero. La parola sciopero è una parola sacra, anche se storicamente oggi andrebbe un po' rivista, però ha sempre un bagaglio, un peso sociale, politico, economico, no, di primissima grandezza. Quindi usare questa parola sia i ragazzi per non andare a scuola, sia i calciatori che sappiamo quali sono le loro condizioni, è veramente una bestemmia, non trovo altre parole. Comunque l'hanno sospeso, meglio così e andiamo avanti.